Dalle Alpi all'Appennino centrale, passando per le Dolomiti, i bikers sono pronti a montare in sella per partecipare al Super Enduro 2017, circuito nazionale di mountain bike che vedrà la città di Gualdo Tadino protagonista della prima delle 5 tappe in programma, la Cingolani Rocchetta Legend Super Enduro AET, domenica 21 maggio, seguiranno quelle dei Canazei il 18 giugno, la Tuil il 16 luglio, Varano de Melegari il 10 settembre e Santa Margherita Ligure il 22 ottobre. Annunciata la mission della manifestazione che unisce agonismo, turismo e promozione del territorio grazie al sostegno di privati per la tappa Umbra presentata giovedì 9 marzo a Perugia. Ancora qualche segreto invece sui 5 percorsi di gara tra sentieri naturali e vicoli cittadini che nei mesi scorsi sono stati oggetto di sopralluogo da parte dello staff. I percorsi verranno comunicati ufficialmente il venerdì della settimana antecedente a quella della gara. Il Super Enduro è infatti un circuito di riferimento nazionale. La disciplina è nata nel 2008 si sta sviluppando a livello mondiale, con l'Italia che si colloca tra i grandi protagonisti. Il fulcro è dunque la competizione, ma accanto ad essa c'è tutto un mondo fatto di bellezze naturali, accoglienza, storia, cultura ed enogastronomia, che Gualdo Tadino rappresenta bene, per questo meriterebbe di entrare nel circuito mondiale di destinazioni in cui praticare mountain bike. Ora, dopo questa